io ho fatto una sezione delle slide che era sui casi giurisprudenziali. Questo non è anche un caso giurisprudenziale, questo non so se ve la ricordate. No, era il tentativo di un'azienda americana di armi di usare il David per dire a work of art, il nostro fucile è un'opera d'arte. Senza neanche andare in causa, vedete che c'è un tweet all'epoca ministro Franceschini che dice: no, questa cosa non si può fare, ci offendo, viola la legge, quindi agiremo contro l'azienda americana. L'azienda americana, per non avere scocciature diplomatiche con l'Italia, ha ritirato quasi subito la campagna, quindi è finita lì. Lascio a voi valutare il discorso del buon gusto, non buon gusto. È chiaro che è una cosa pacchiana, cioè, nel senso, no, penso che siamo tutti. Però, cioè, la domanda è: ma come dire, davvero svilisce il valore del David? Non lo so, cioè, no, voi non andreste a comprare il biglietto delle gallerie della galleria dell'Accademia per vedere il David perché l'avete visto in questa versione, vi siete indispettiti, vi è caduto di stima Michelangelo? Cioè, perché? No, perché questa è la domanda. Cioè, stiamo svilendo davvero il valore dell'opera? Non lo so. Vabbè, questo MIBACT contro Visit Today era una delle prime, questa è un'ordinanza ottenuta, quindi provvedimento giurisdizionale contro, quindi sono andati dal giudice per chiedere contro coloro che stavano utilizzando qualcosa, un risarcimento e un inibitorio, cioè chiedere di smettere di fare quell'utilizzo. Cosa facevano? Erano un'azienda, un'agenzia di viaggi che vende dei saltacoda, bigliettini saltacoda, e utilizzavano su questo saltacoda per la galleria dell'Accademia l'immagine del David. E no, e non va bene perché stai usando il David in un'attività palesemente commerciale, come se tu fossi creando confusione, no? Facendo pensare che tu sei il legittimo titolare di quel diritto. Però d'altronde vendevano biglietti per la galleria, cioè, quindi, era un modo anche per rendere al turista evidente cosa stava comprando. Quindi, se fossimo nel mondo dei marchi, io sosterrei che è un utilizzo descrittivo di quell'immagine. Qui non siamo nel mondo dei marchi, siamo in un altro mondo, però insomma, non la vedevo anche lì così dannosa. Ecco, Teatro Massimo, caso diverso. Qui è la prima che è arrivata a sentenza, quindi non è un'ordinanza, ma è una sentenza con quindi tutta l'argomentazione tipica della sentenza che porta che arriva alla fine del procedimento. Era una banca che organizzava... ho sbagliato, il titolo della slide è sbagliato, scusate. Era una campagna pubblicitaria, dopo c'è scritto sotto, una campagna pubblicitaria della banca. Cioè la banca aveva fatto una campagna dei Deplian e dei manifesti che dicevano la banca del tuo territorio. Quindi volevano legare la banca, che è una banca locale, una banca cooperativa, popolare, la banca, la tua banca, la banca vicino al territorio, e usavano un simbolo della città e hanno usato il Teatro Massimo di Palermo, che è uno degli edifici, dei monumenti più rappresentativi di Palermo. Se fai un evento a Milano cosa fai? Fai il logo del Duomo, no? Se fai a Roma fai il logo del Colosseo, loro hanno usato quello. Hanno mandato un loro fotografo, quindi il problema del diritto d'autore non si poneva, ma si poneva il problema diritto beni culturali a 107-108 codice beni culturali. Ed è stata la prima che ha portato una sentenza, però hanno ottenuto poco meno di 5.000 euro, nonostante la richiesta fosse di 1.000.000 qualcosa, è un sacco di soldi. Ah, visto che c'è una banca, allora massacriamola. E invece la Fondazione Teatro Massimo ha ottenuto pochi 1.000 euro, perché? Perché hanno dovuto utilizzare come riferimento il tariffario precedente, quello del 94, perché era l'unico riferimento che c'era ed era ancora in lire, e quindi l'hanno dovuto tramutare in euro e è venuto fuori questa cifra qua. Quindi una vittoria di Pirro, potremmo dire. E poi arriviamo invece a quelle più gustose, che sono quelle recenti, che sono Studi d'arte Cave Michelangelo e Venere di Botticelli sulla linea di vestiti, Jean-Paul Gaultier. Sono cose di un anno e mezzo fa, 2 anni fa al massimo. Questa dell'anno scorso, il David sulla copertina di GQ con un belloccione da una parte e il David messo a confronto in una copertina che era, come si chiama, quell'effetto ottico, no? Le righine, per cui a seconda di come inclini la luce vedi o il David o il manzo palestrato, no? E anche lì sì, è svilente questa cosa, è offensiva, è volgare. A me non sembra una foto volgare questa qua del ragazzo, cioè è un nudo artistico che richiama e fa un tributo, ribadisco, sono mie opinioni queste, un tributo all'opera. E poi la più recente, Galleria dell'Accademia Ravensburger, l'Accademia di Venezia,
contro Ravensburger per l'uomo Vitruviano, che è ancora ad oggi in discussione, perché hanno ottenuto il provvedimento in Italia, ma adesso devono andare in Germania a farlo eseguire. Perché? Perché Ravensburger ha detto, va bene, in Italia la rispettiamo, però in tutto il resto del mondo noi ce ne freghiamo, andiamo avanti, anche perché quella legge è una legge che esiste solo da voi. E quindi non ho capito perché noi tedeschi dovremmo applicare una legge che per di più è in contrasto con la direttiva europea. E quindi questa potrebbe essere la vera occasione, io confido negli avvocati,